Ciao a tutti, io sono Frico e bentornati sul mio canale per questo nuovo episodio su Stalker Shadow of Chernobyl. Che cosa sta succedendo? Bah, siamo arrivati alla città, praticamente dove c'era il bar, dovrebbe essere un accampamento qua, abbiamo anche un torna indietro per il premio, quindi forse perché abbiamo ucciso dei... mi sistemo il microfono... abbiamo ucciso dei banditi? Dimmi. Forza, vieni avanti, cosa hai da fissare? Cosa puoi dirmi di interessante? È possibilissimo che la storia dei succhiasangue avvistati vicino ai confini della zona sia vera. Ma c'entra questo con l'espansione della zona? Diciamo pure che un gruppo di quelle bestie sia arrivato fino al confine, l'abbia attraversato. E con questo? A volte siamo di pattuglia per giorni interi e lavoriamo tranquilli, perché dall'altra parte del perimetro non c'è nessuno che creda aiuto, i mutanti ci hanno circondato. Vabbè, a proposito, posso venderti della roba? Devo vendere... delle pistole. Ciao. Sergente Kritsenko. C'è stato un massacro all'avamposto, cosa è successo? È l'ultima orda di mutanti arrivata prima della tempesta. È tutto tranquillo per 3 o 4 giorni, poi arriva un'altra ondata. Se non fosse per noi, non ci sarebbe nessun bar. Non ci sarebbero i duty. Siamo l'ultima barriera all'avanzata di questi mutanti pazzi. Molti dei nostri uomini hanno trovato la morte qui. Quindi ci dice sempre la stessa cosa. Vorrei sapere una cosa. Sono appena arrivato, cosa mi dici di questo posto? L'arena? Prima dell'incidente... aspetta... era una zona industriale, ma come vedi non è rimasto un granché. Nel sotterraneo dell'hangar troverai il bar Centorrado, che è gestito dal trafficante locale che fa anche il barista. È il posto giusto per trattare affari, parlare, ricevere missioni o sentire le ultime novità. Poi c'è l'arena, dove puoi combattere per soldi. Vicino all'arena troverai la base dei duty, se vuoi unirti a loro. Vai lì e ti diranno con chi parlare. Ah, posso unirmi anche ai duty, non la sapevo questa cosa. A proposito, tutta la zona è protetta dai duty, quindi comportati bene e non tirar fuori le armi. Se comincerai a sparare, le pattuglie ti diranno... ti daranno? Ah, una calmata, ho letto calamita e non capivo. Ti daranno una calmata molto in fretta, ok. Passiamo al bar, direi. Non voglio unirmi ai duty perché io ho un obiettivo. Va bene, son d'accordo. Attenzione, Stalker. Cerchiamo volontari per missioni pericolose ma ben retribuite. Gli interessati possono rivolgersi al bar. Ma me... ma devo passare, come faccio? Ok, ok. Vado via. Non è quella la zona dove andare, a quanto pare. Ma dove passo? Vattene da qui, Stalker. Ma mi scusi. Basta! Mi hanno sentito? Salviamo, perché non si sa mai. Passiamo veloce, passiamo veloce, passiamo veloce, passiamo veloce, passiamo veloce. Me ne sto andando, me ne sto andando, me ne sto andando. Ok. 18 persone. Il bar è molto popolato, sembra. Bar. Sto studiando un pochino di russo. Però è difficilotto, quindi... sono ancora all'inizio. Ho detto entra, non restare lì impalato. Ho detto entra, non restare lì impalato. Ho detto entra, non restare lì impalato. Posso entrare, sei sicuro? Perché non mi sembri molto convinto. Ho detto entra, non restare... è sicuro. Ciao. Allora, ho un grosso problema. Ho perso il mio fucile di famiglia nelle lande desolate. Volevo stendere qualche succhiasangue, ma sono riuscito a malapena a salvarmi. Ascolta, fratello, se me lo riporti ti ripagherò. Va bene. Ho un po' di grana e te la darò tutta se mi riporti il fucile. Un fucile di famiglia, sai, tramandato dai padri in figlio. Io l'ho perso, mi c'ero abituato. Era come un'estensione del mio braccio. Ti darò qualsiasi cosa, basta che mi restituisci il fucile. L'ho perso vicino al luogo ho già troppe rogne. In cui vivono, mi stanno bucando le orecchie. In cui vivono quei maledetti succhiasangue. Ecco le coordinate. Stia attento però, i succhiasangue non sono molto cordiali. Che gira e gira
Perfetto. Come ci sono riuscito? Tu mi rispetti. Gli ho rubato la cosa. Non puoi andare. Va bene. Ok, calmi, siete un po' troppo cattivi. Ma questo è Sidorovich 2. Sono tutti uguali, trafficanti? Barista. Assolutamente sì. Ottimo lavoro, Marchiato. Alla fine abbiamo i documenti. Ora li devo studiare e forse troverò un modo per andare a nord. No, l'ha detto così, però va bene. Se hai bisogno di soldi, puoi combattere nell'arena. No, non mi servono soldi in realtà. Ho caricato le sue coordinate. Può venderti delle pistole. Beh, basta. Ah, non ha soldi lui, eh? Ci prendiamo munizioni allora? Sono queste, no? Ah. Ok. Prendiamo una vodka. Due vodka. Questi costano troppo, non li do. Vabbè, facciamo così. Queste non valgono niente. Lampo, wow, vale un bel po'. Quanto? 10.000. Lo compriamo. Cos'è questo? Tutta da mercenario. Direi che è un bel investimento. Lo prendiamo, però. Diamo un lampo. Due lampi. Indossa. Ok. Ehi, marchiato. Mi hai cosa ne sai? Che io sono il marchiato, scusami. Un corvo nero. 8, 12, 16. Ehi, marchiato. Mi hai portato i documenti. Ah, sì, te li ho portati. Alla fine, bene. I documenti che. Ma non avevo completato la missione. Rendono le cose un po' più chiare. Ma ci mancano ancora delle informazioni per avere un quadro completo. Si parla di un laboratorio denominato X-19. Sì, ne abbiamo già sentito parlare e ne ho letto. Coincide con i sotterranei abbandonati della Valle Oscura. Sembra che dovrai andare laggiù e recuperare le informazioni che ci sono. Perché dovrei? Il laboratorio è chiuso e avrai bisogno di due codici elettronici per entrare. Te ne darò uno, ma dovrai prendere l'altro. Presumo che questo cinghiale sia una persona. Tutto quello che devi fare è recuperare il secondo codice per il laboratorio X-18. Cosa facile proprio. Recuperare il secondo gruppo di documenti. Non dimenticare la tuta protettiva. Non avrai alcuna possibilità di raggiungere il laboratorio. Allora, pensi di farcela? E dove la trovo questa tuta protettiva? La corazza è più stabile durante il movimento, offre una protezione leggermente superiore a tutte. Vabbè, no. Non ci dà. Vieni qui, ho sempre qualcosa di interessante per quelli come te. Va bene. Sono uno spacciatore di informazioni. Vedo informazioni importanti e acquisto carte. Vendo sarà. Documenti e analisi di laboratorio. Le mie informazioni sono preziose e molto utili per chi le possiede. Voglio comprare qualche informazione. Posso venderti informazioni sul gruppo di Strelok. Praticamente niente, 4.000 rubli. Ci fidiamo? Fidiamoci, dai. Si trova presso l'istituto di Agroprom. Non nascondiglio sottoterra, dove probabilmente. Ma lo sapevamo già. Che cazzo di ladro. È un lavoro. Uccidi il maestro Stalker, vai. Non ci fa fatto comodo avere troppi stalker armati fino ai denti chiusi in esoscheletri corazzati che girano nella zona. Causa loro lavorare sempre più difficile e pericoloso. Ma non ce ne sono meglio per noi. Se ne ucciderai uno riceverai un premio. Non so se questo uccidere... no, devo andarmene via perché mi stanno distruggendo il cervello. Allora... Un giorno e 8 ore. Distruggi un mutante della fattoria. Ora
Non c'è un viaggio rapido, vero? Sarebbe troppo bello. No, non c'è un viaggio rapido. Dovremmo farci una bella camminata, eh? Dobbiamo riportare le cose per prendere il premio, ma ci interessa. Ti ammazzo. Sta piovendo. Tu chi sei? Slavic Porcospino. Qui sono diventati tutti matti. Il confederato e il suo gruppo sono tornati da una razzia portandosi dietro un bel mucchio di reperti. Mamma mia. Naturalmente il confederato ha le labbra cucite, come al solito. Mentre i suoi se ne vanno in giro a pavoneggiarsi come se fossero andati nello Yukon e avessero trovato un filone d'oro. Che porci. Non c'è niente di interessante, a parte urla. Ora ho 8 ore. Potrei tornare... Ma siamo sicuri che io non possa fare un viaggio rapido? Cerco su internet velocemente. Ok, non c'è nessun viaggio rapido. Dovremmo usare i nostri piedi. Quindi vattene da qui, Stalker. Non siamo sovracca... Comprando un gioco di proiettili che danno tutto il tessuto... Rinforzata con placca clava, protezione mi dà fuoco. Nel complesso la sei adeguata. Quindi tu mi stai dicendo che io ho sprecato dei soldi. È questo quello che mi stai dicendo? Vattene da qui, Stalker. Attenzione, Stalker. Cerchiamo volontari per missioni pericolose. Va bene. Gli interessati possono rivolgersi al Facciamo una cosa. C'è il bar, no? C'è una cassa, non la voglio vendere quella cosa. Facciamo un salvataggio. Siccome siamo molto sovrappeso, non voglio andare in giro così, ovviamente, dato che faccio 2 metri si stanca. C'era una cassa, stavo dicendo. Lancio tutto lì dentro. Metropolitan. La voglio ritrovare quella cosa, eh? Se no la vendo, dai. Ehi. Testa di cazzo. Scusami. Potresti avvicinarti? Vi giuro! Qualcosa di interessante per quelli come te. Vieni qui, ho sempre qualcosa di interessante. Cioè, fammi uscire, fammi andare via. Via, fammi scappare. Basta, non voglio entrare, no! Mi stanno distruggendo il cervello. Ok, adesso. Dopo tutto questo caos. Abbiamo lasciato l'armatura là. Sperando arena. No. Stavo dicendo, sperando di ritrovarla. Tornerei dal... ma è lontano. Da Sidorovic volevo tornare. Quanto ci mettiamo? Lo faccio in fast travel, nel senso ve lo velocizzo e via. Proviamo a mangiare qualcosina che non si sa mai che stiamo morendo di fame. Si sta stancando. Dovrebbe recuperare con la corsa o no? Non ci ha dato a sapere. Mi sa che a questo punto... dove siamo noi?
Allora, entrati nella base. Valle oscura. Quindi devo entrare di qua, presumo. E fare così, no? E andare qua. Credo. Beh sì, perché questo è bloccato. Quindi, questo dove ci porterà? Vabbè, ci mostrerà la zona, presumo, la mappa, no? Sì, appunto. Ci dice dove andare. Allora, pazienza per, direi, le ricompense. Anche se un po' mi rompe le balle. E vedi? No, scusatemi. Questa la posso prendere. Gli aiutati. Stanno già incominciando. Vi ho detto di entrare. Ho detto entra, restare lì è l'idea. Siamo sempre qui, mi aiutasse. Questa? Questo? È pieno di zombie intorno al lago. Vagano liberamente, attaccano tutti gli umani che incontrano. Se dovessi individuarti, se dovessero individuarti, faresti meglio a scappare. Ci sono molti ex stalker tra loro. Sono molto vicini vicino al largo. Quello che resta di loro, ok. Ok, dai, prendiamola. Al massimo non la facciamo. Che può essere utile al novellino. Se non sei mai stato nell'arena, ti consiglio di andarci, ok? No. Ci vediamo. Ho sempre qualcosa di interessante per quelli come te. Pitka Cajota. Cosa scientifica nella zona? Sì, ok, dappertutto. Loro scavano dappertutto per trovare chissà cosa, mentre fuori è pieno di zombie. Ho delle informazioni che potrebbero. Sto per ammazzare tutti quanti, eh. A chi le devo consegnare? Sì, io sono qua, ho capito. Cioè, finché non li trovo il fucile, non posso tornare indietro per il premio, fammi capire. Andiamo a trovare il fucile di famiglia. Ho detto entra, non restare lì. Non ho fatto assolutamente niente in questo episodio. Passata mezz'ora, non ho fatto nulla. Igor Taccagno, puoi dirmi qualcosa di interessante? Ok, non sai nulla delle ultime novità, va bene. Vediamo se riusciamo a trovare quel fucile. Senza far arrabbiare della gente. Possibilmente. Ciao. Tutto a posto? Andiamo a livello successivo, perché no? Facciamo due missioni in una. Tutto dritto. Non so. Rifugio, abbiamo visite. Uno stalker ci sta venendo proprio incontro. Cosa facciamo? Non sai come ci si comporta con i testimoni. Fallo fuori e non fare storie. Stanno parlando di me? Penso io. Aia. Che smira. Dai. Ok, devo sparare leggermente più in basso, sembra. Ho appena comprato l'armatura, smettetela. Non mi avrete mai. Ce n'è uno anche qua.
Ok, è andato a terra. Ma non è morto. Ora sì. Salviamo. Non posso non risponderti, sono morti. Non mi è sembrato molto sveglio quello. Boh, prendiamo. C'è un intero gruppo? C'è uno stalker in avvicinamento. Sembra che abbia eliminato tutti i nostri tiratori. Attenzione, sta arrivando dal bar. Non capisco, Segugio. Ha eliminato tutti i nostri tiratori. Sì, inviate un paio di uomini per coprirvi le spalle. Vi piace? Roger, ci penso io. È finita per te, Segugio. Un elicottero bene? Militare sta arrivando per farti a pezzi. Insomma, un tantino eccessivo. Oddio, ma stai scherzando? Ecco che se ne va il vostro elicottero. Voi siete i prossimi politici di merda. Non stanno parlando di me. Preferisco usare quest'arma se non si inceppa, ovviamente. Non c'è niente. Cosa faccio? Passo di qua? Boh, usano di questi. E butta queste a questo punto che non mi servono più. Allora, bisogna stare attenti a chi spariamo ora, perché potrebbero esserci alleati. Stalker, aiutaci. Siamo stati attaccati dai mercenari e metà della nostra squadra è stata uccisa. Aiutaci, ti prometto che non te ne pentirai. Va bene? Ok. Proprio così, gran testa di cazzo. O mi dai i risultati o lascerai questo posto in una bara. Non era quello, non è quello che ha detto, però va bene. Non avrete il mio lavoro. Ma non è quello che devo fare, cioè nel senso sto proseguendo con la missione. Dacci le informazioni e poi vattene dove vuoi. Io sono qua per il fucile, però. Non volete che distrugga i risultati delle ricerche. State lontano da me. Aiutiamoli. E adesso? E adesso ci divertiamo, ragazzi. Dove sei? Datemi le vostre munizioni. Decisamente meglio dell'arma russa. Cosa dite? Siete d'accordo con me? Potevi avere anche un po' di munizioni per me. Scusami? Cosa sei, wanted? Ah, li posso equipaggiare? Oh, non lo sapevo. Dai. Missione fallita, incontra Gruklov.
Ragazzi, hanno ammazzato? Devo rushare? Ah, perché era proprio qua. Ciao Kruglov. È sotto? Oh. Devo passare di qua. Sono super concentrato, scusatemi ragazzi. Non stavo in... No! Forse sto sbagliando la strada. Ce la possiamo fare? Sì, ma... Facciamo una cosa. Se non volete che distrugga i risultati della ricerca, aggiungi Kruglov. Lontano da me. Perfetto. È morto. Andare di qua? C'era? Ouch. Forse dovevo uccidere questi. Oh, proviamo. Tentar. Non watch. Ciao. Ti prego, Stalker. Ok, siamo riusciti. Stiamo tornando da Yaldar. I mercenari hanno abbattuto il nostro elicottero. Ho sentito dire che cercano delle informazioni, ma so che ci uccideranno. Va bene. Aiutami a raggiungere il lago, ti darò tutto ciò che so sul cosiddetto bruciacervella. Il barista ti pagherà bene. Ok. Come vuoi, marchiato. Ma tu andrai per primo e io ti seguirò. Come combattente non sono un granché, ed è meglio che sia tu a tastare il terreno. Assolutamente d'accordo. Ah, mi sembra giusto. Vai per primo, però fa lui strada. Ok. Il professore è decollato. Raggiungete Kruglov. Non può essere andato lontano. Ma è qua. Ci stanno seguendo. Marchiato, fermali. Assolutamente no. Dove sono? Eccoli là. Leggeri proprio, eh? Non lo becco. Ci
Ho 16 colpi, ne ho pochissimi. Ok, devo puntare alla testa. Tutto a posto? Ok, morto. Chi è il prossimo? No, quella è una ruota. Mi segna 4 ma non li vedo. Munizioni, assolutamente. Datemi, datemi. Eccone uno. Spieghi come hanno fatto a ucciderlo poi, però va bene. Il professore è decollato. Raggiungete Kruglov. Non può essere andato lontano. Ci stanno seguendo. Marchiato, fermali. Salva. Ok. Morti. Salva. Ce n'è uno qui, l'ho sentito. Eccolo là. Non muore. Ok, è morto. Morto. Poi. Sbrigati prima che arrivi qualcun altro. Si era buggato, quindi fammi capire. Ce n'è ucciso di più prima. Marchiato, fermali, marchiato. Ci uccideranno tutti. Non dire così. Morto. Morto. Guardalo come sempre fire. Morto. Sbrigati prima che arrivi qualcun altro. Hai ragione. Ti prego. Bella questa imboscata, eh? Ah, ui. Arriva, arriva. Che brutto rumore. Non hai munizioni. Che inutile. Cura. Minchia, non so cosa fare. Facciamo così. Non ho più spazio. Butta sta merda. Ho paura di muovermi in ogni luogo. Ciao. Quindi? Attento all'anomalia incendiaria. Io ho la tuta che mi protegge, ma tu dovrai evitarla. Grazie. Molto simpatico. Non potevi darmi la tuta anche a me? Cosa ho appena recuperato? Andiamo, credo. Come faccio a evitarla? Che paura.
No, mi ci manca solo questo qua. Scusami. Cos'è questo? Uno zombie. Che ti medico scientifico? Sì, ma... Sta venendo? Sì, sta venendo, ok. Guardalo! Guardalo, fierissimo! Salviamo. Calmo, calmo, calmo! A chi spari? Dio. Ecco perché li chiamano zombie. Morto. Parla con Kruglov, ok? Ce l'abbiamo fatta. Finalmente al sicuro. Mica già. Ti sono debitore. Ecco, prendi questa chiavetta. Contieni i risultati della nostra ultima spedizione. Ok. Sono sicuro che Barista te li pagherà bene. Va bene, grazie. Se farei visita al nostro laboratorio mobile ti daremo una tuta da scienziato. Se verrai nel nostro laboratorio mobile a Yantar, ti daremo una vera tuta da scienziato. Va bene. Ok ragazzi, questo episodio è durato un po' di più, io farò dei tagli, aiuto. Noi ci vediamo al prossimo episodio. Sempre qua, sul mio canale. Ciao a tutti. Se il video vi è piaciuto, iscrivetevi e lasciate un mi piace. Noi ci vediamo sempre qui, sul mio canale, con il prossimo video.